Dopo aver recitato per Gabriele Muccino, Emma Marrone, di nuovo attrice al cinema, protagonista de Il Ritorno di Stefano Chiantini, presentato in concorso Panorama Italia da Alice, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Interpreta Teresa, una madre che ritorna a casa dal marito e dal figlio piccolo dopo una lunga assenza forzata di 10 anni. È stata in carcere e nel suo passato ci sono difficoltà economiche e insicurezze, ma il tempo e il lungo distacco hanno cambiato troppe cose, inesorabilmente, lasciandola sola e impotente. Un dramma umano raccontato più a gesti e a livello estetico che con i dialoghi. Il lavoro estetico, che è stato comunque un lavoro abbastanza importante, di demolizione completamente di un aspetto femminile, c'è stato un lavoro proprio intimo, personale, dove insomma... dove la cosa più importante era tenere l'aspetto emotivo, la tensione per tutto il tempo del girato senza farmi distrarre da altre cose. Emma si è messa in gioco tagliandosi i lunghissimi capelli biondi e si è calata in Teresa e nella sua angoscia. A volte nella vita di ognuno di noi le cose succedono perché qualcuno ci dà delle possibilità e altre volte succedono delle cose perché nessuno ci dà una possibilità. E quindi per quanto io nel film mi sia calata completamente nel ruolo di una donna che non mi appartiene, perché fortunatamente non ho quell'impianto di vita, grazie a Dio, però un 20% era quella sensazione che io ho nella mia vita quando le possibilità mi sono state negate e quando penso che invece molte volte mi meritavo di avere delle possibilità e nessuno me le ha date. E quindi ho trascinato nel set questo senso di non appartenenza quasi al mondo, questo senso di rifiuto continuo da parte degli altri. Un film, dice Emma, finalmente incentrato su una donna, lanciando quasi un appello. Sono veramente molto pochi i film in Italia dove le donne hanno un ruolo principale, perché sono sempre o la moglie di qualcuno, o la compagna, o l'amante, o la disturbatrice. Quindi è bello quando in Italia i registi scrivono dei ruoli che sono dati alle donne e magari è l'uomo una figura subordinata. Quindi viva le donne che fanno il cinema, che si mettono in gioco al 100%, e viva i registi che scrivono ruoli dove le donne sono protagoniste e non coprotagoniste.